Ciao e bentornati su Bianco Lievito. Oggi vi farò vedere come preparare uno dei più grandi classici della pasticceria americana, ovvero il brownie, ma in una chiave se volete più salutare, perché andremo a togliere il lattosio, andremo a togliere il glutine e, da bravi italiani, lo andremo a rendere un po' più sofisticato con l'aggiunta di un inserto di marron glacé e una composta di mele. Un dolce davvero davvero squisito e facile da preparare. Andiamo a vedere come si fa. Allora, per la preparazione del brownie non andremo a utilizzare nessun tipo di robot da cucina, planetari, eccetera, quindi è molto molto facile. Ci vogliono solamente una ciotola che può andare in microonde o a bagnomaria se volete, una frusta e una spatola, quindi è davvero basic. Allora, il primo step per la preparazione del brownie è andare a sciogliere il cioccolato. Io ho preso un cioccolato fondente al 70% di cacao con l'aggiunta del burro di cacao. Chiaramente la scelta del burro di cacao dipende dal fatto che voglio preparare un brownie senza lattosio. In alternativa al burro di cacao, se avete difficoltà a trovarlo, io onestamente lo trovo piuttosto facilmente nei supermercati, quelli un pochino più grandi. Ma tranquillamente potete utilizzare una margarina vegetale o un olio di semi di riso, che quindi è molto leggero. Ok, una volta che abbiamo miscelato insieme il burro di cacao e il cioccolato fondente, lo portiamo al forno a microonde per 3-4 minuti finché tutta la massa si sarà sciolta, oppure se non avete il forno a microonde non c'è problema, prendete il contenitore e lo mettete a bagnomaria finché tutti gli ingredienti saranno sciolti. Quindi faccio sciogliere la massa e ci vediamo tra poco. Allora, una volta che il cioccolato e il burro di cacao si saranno sciolti, andiamo ad aggiungere lo zucchero, in cui ho già aggiunto un pizzico di sale e della vaniglia. Non vi preoccupate se in questo momento il composto vi sembrerà granuloso, poi si andrà sicuramente a sciogliere. Perfetto. Una volta che abbiamo aggiunto lo zucchero, andiamo ad aggiungere anche le uova. Ed infine, una volta che il composto sarà bello omogeneo, andiamo ad aggiungere anche la farina di riso. Ovviamente, nel caso in cui voi vogliate preparare un brownie tradizionale, quindi con il glutine, potete assolutamente utilizzare pari peso di farina tradizionale. Ok? Perfetto, una volta che il composto sarà ben omogeneo, andiamo ad aggiungere i marron glacé al suo interno, in questo modo, e chiaramente li andiamo ad incorporare al composto. Allora, una volta pronto, andiamo a versare il composto del brownie all'interno di una tortiera quadrata, ovviamente quadrata solamente per comodità, perché poi il taglio dei brownies verrà più facile, ma la potete assolutamente mettere nella tortiera che avete già in casa, assolutamente, perfetto. E andiamo, come sempre, a spalmare il composto fino a farlo arrivare bene nei bordi. Ok, una volta che abbiamo steso il composto all'interno della tortiera, lo andiamo a cuocere in forno a 160 gradi per circa 15-20 minuti. Questo dipende molto dal vostro forno, perché il brownies è un dolce che ha bisogno di cuocere poco, ovvero dobbiamo toglierlo dal forno quando vediamo che i bordi inizieranno a staccarsi dalla tortiera, oppure facendo il test con lo stecchino. Una volta che lo buchiamo la superficie del dolce, questo dovrà tornare fuori ancora un po' umido e con qualche briciola di brownies attaccata. Quindi è molto importante non cuocere troppo il brownies, altrimenti andrà molto ad essere secco. Vi consiglio, nell'ottica in cui potete sbagliare, sicuramente è molto meglio avere un brownies poco cotto che uno troppo cotto. Quindi lo andiamo a mettere in forno e ci vediamo tra poco. Allora, nel frattempo che il nostro brownie cuoce nel forno, andiamo a preparare una ganache al cioccolato, che sarà una finitura chiaramente non obbligatoria per il nostro brownie. Potete assolutamente preparare e gustare un ottimo brownie così come l'abbiamo preparato al naturale, ma vogliamo fare qualcosa un pochino di più particolare, un po' Italian style se volete, per cui andiamo ad aggiungere un tocco un pochino più elegante al nostro dolce. Quindi una ganache essenzialmente molto molto semplice, portiamo la panna ad ebollizione, dopodiché la andiamo ad aggiungere sulle gocce di cioccolato e emulsioniamo. Tutto qua, molto molto facile. Quindi andiamo a portare la panna ad ebollizione e iniziamo a preparare la ganache.
Allora, il brownies è finalmente cotto, lo abbiamo sformato e girato dalla parte con il fondo verso l'alto in modo tale che la superficie sia più liscia. Andiamo a cospargerlo con la ganache che abbiamo preparato, uno strato non troppo spesso, mi raccomando, perché non vogliamo poi avere una sensazione di dolce troppo forte, quindi andiamo a far arrivare bene fino ai bordi. Perfetto, una volta completato lo andiamo semplicemente a far raffreddare a temperatura ambiente finché la ganache non si sia rappresa, dopodiché andremo a tagliare i nostri brownies. Allora, per la preparazione invece della composta di mele vi farò vedere un metodo che è davvero molto molto facile, quindi andiamo ad aggiungere le mele direttamente in una ciotola che può andare in microonde, mi raccomando, andiamo ad aggiungere lo zucchero, l'amido di riso, perché chiaramente vogliamo una ricetta senza glutine, e un anice stellato. Ok, andiamo a mescolare in maniera così molto 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 semplice, dopodiché andiamo a chiudere con pellicola alimentare in modo da sigillare completamente il contenitore. Una volta che tutto sarà così sigillato, lo andiamo a mettere in microonde alla massima potenza per circa 10 minuti. Vedrete che tutto il cellophane che abbiamo messo appunto sopra la ciotola tenderà a gonfiarsi per effetto del vapore. Al suo interno si creeranno delle condizioni ottimali per poter cuocere la frutta senza però andarla a disfare troppo. Quindi lo andiamo a mettere in microonde e ci vediamo tra poco. Allora, perfetto, il brownies è pronto, la ganache si è rappresa, quello che andiamo a fare ora è essenzialmente tagliarlo a cubetti, quindi mi raccomando di utilizzare un coltello con la lama liscia e di essere molto accurati a ripulire il coltello dopo ogni taglio, in modo tale da fare un taglio piuttosto netto. Quindi andiamo a tagliarlo a cubetti. Allora, andiamo a riprendere la nostra composta che abbiamo fatto cuocere nel forno a microonde, che poi ho passato subito in congelatore per far abbassare la temperatura, e come vedete abbiamo ottenuto una composta di mele essenzialmente molto molto ferma, ma dalla struttura ancora compatta. Allora, siamo finalmente arrivati alla fine della ricetta, abbiamo tagliato il brownies dopo che lo abbiamo chiaramente glassato con la ganache. Allora, se volete la ricetta può anche finire qua, nel senso che questo brownies è assolutamente buono, anche, anzi molto buono da mangiare in questo modo. Se tuttavia avete una cena e volete fare veramente una bella figura, vi faccio vedere come ho pensato di impiattarlo. Allora, chiaramente ho pensato di rimettere sopra un marrone candito in questo modo, proprio per riprendere un po' il senso di quello che c'è all'interno. Dopodiché andiamo a versare la nostra composta di mele all'interno di un coppa pasta quadrato in questo modo, facendo attenzione di coprire bene gli angoli. Ok, perfetto, e una volta pronto, ecco qua, l'abbiamo assolutamente finito, e possiamo ancora andare un ultimo tocco di aroma decorandolo con con un anice stellato, che invece riprende l'aromatizzazione della nostra composta di mele. Bene, la ricetta è finita qua, spero che la possiate rifare a casa e anzi che la rifacciate molto presto. Fatemi sapere come viene la vostra versione. A presto, ciao!